È stato un attimo. Poi ho alzato la testa e ho aperto gli occhi, ma erano tutti irriconoscibili. Non credo che riuscirò mai a dimenticare gli agenti che accompagnavano i genitori a riconoscere i cadaveri dei propri figli nel parcheggio della scuola. Esattamente 3 anni fa, ad Ellisburg, nell'Oregon, Robbie Atkinson e Donnie McDaniel aprirono il fuoco contro studenti e insegnanti del liceo Ridgeline. I titoli dei giornali a volte ci distraggono dai particolari dei fatti di cronaca. Stasera le famiglie colpite da questa tragedia, per la prima volta, hanno deciso di rivelarli. Volevo bene a quei poveri ragazzi, erano tutti... Oh, santo cielo. Come fa una madre a non accorgersi che il proprio figlio ha deciso di fare una cosa così... Non è così semplice. No, io non riesco proprio a darmi pace. Mi chiedo, e se avessi fatto, cosa sarebbe successo? Non c'erano indizi in casa? No. Nella sua camera? No. Li ho cercati dappertutto, ma... Non ho rimorsi. Non c'è nulla che avrei fatto in modo diverso. Queste sono solo alcune tra le domande che si pongono molti genitori... Si è addormentato. No, ma si è messo a letto. Io ti chiedo, oggi è il 3° anniversario della tragedia della Ridgeline. Lei ha un altro figlio che Perché si chiama... Perché non guardiamo qualcos'altro? David. Solo un altro minuto. Oggi David ha la stessa età che aveva Robert quando 3 anni fa... Mi scusi, non ho capito la domanda. Ha paura di qualcosa? Di cosa? No. Di cosa dovrei... Quei ragazzi erano mai venuti a casa sua, magari a passare il pomeriggio con Robbie? Vuole sapere se qualcuno di quelli era mai venuto a casa mia? Qualcuno di quelli? Scusi, forse non mi sono espressa bene. Lei vuole sapere da me se in 17 anni siano mai venuti da noi? E nell'estate del 96, quando si è trovata la polizia sull'uscio di casa... Solo 3 mesi prima c'era stata una segnalazione per disturbo alla quiete pubblica. Non l'ho chiamata Solo io. Solo 3 mesi prima. Sono stati vicini a chiamare la polizia. Janet, suo marito la picchiava. Mio marito. No, era mai stato marito... aggressivo con Robert e David? Aggressivo? No. Cosa sta cercando di insinuare? Noi stiamo cercando di capire. Sì, ma cercate di capire da me delle cose che io non so spiegarvi. A tra poco con Janet Atkinson, la madre dell'assassino della Ridgeline. Questi agenti di polizia avrebbero potuto salvare i ragazzi della Ridgeline. Perché non sono entrati in azione? Delle persone che stanno scappando. Cosa non ha funzionato? Questi ragazzi armati chi sono? Li conosce? Secondo lei si poteva fare più di quello che è stato fatto? Sì. Quegli agenti avrebbero potuto fare molto di più. Sì. Quel giorno alla scuola avrebbero potuto fare molto di più.